Dopo le proteste dei genitori degli alunni della scuola infanzia e primaria della Capuana di Via Europa per la penuria d'acqua che ostacola il normale svolgimento delle lezioni, oggi il dirigente scolastico Concetta Mongelli lancia un appello affinché il problema possa trovare pronta risoluzione. Sì, problematica all'ex istituto ex magistrale che sarebbe attualmente liceo psicopedagogico insieme a primaria Capuana, infanzia e Capuana. È la sesta volta dall'inizio dell'anno scolastico che a noi manca l'acqua. Ora, dal punto di vista tecnico io non posso dire perché manchi l'acqua, ovviamente ci devono pensare i tecnici del comune e della provincia con proprietari dei locali. Io dico soltanto che questo è un disagio enorme per gli utenti, bambini piccoli che, benché i miei bidelli con le riserve che noi ci teniamo, giorni prima con bidoni o quant'altro puliscono una volta i bagni, dopodiché li devo mandare a casa perché la carenza igienico-sanitaria è inammissibile. La primaria può stare un giorno, dopodiché l'indomani no. Poi, se siamo fortunati, mandano o calt'acqua al comune una riserva bonza d'acqua, ma serve per un lavaggio di bagni, non serve più. Quindi io chiedo davvero a chi di competenza seriamente che risolvano una volta per tutti questo problema, o se non lo dovessero risolvere, che immediatamente, quando arriva la PEC della nostra scuola, la bonza d'acqua arrivi immediatamente, non ci facciano aspettare uno o due giorni per una bonza d'acqua.